Bimbi che si vaccinano giocando nella scuola che diventa hub. Un successo l'iniziativa messa in campo dall'Istituto Piscicelli all'Arenella di Napoli, dove ieri sono state inoculate 260 dosi di siero. E sono altre 20 le scuole pronte a diventare hub dopo il successo dell'iniziativa. Un modello da imitare, come spiega il vice sindaco di Napoli, Mia Filippone, ospite del direttore Pierluigi Melillo a Punto di Vista. Abbiamo ritenuto opportuno come amministrazione comunale spingere, invitare i dirigenti degli istituti comprensivi che accolgono i bambini della fascia 5-11 anni ad aderire a questa iniziativa. E devo dire che nel giro di una settimana abbiamo raccolto più di 20 adesioni. Intanto in Campania la popolazione che ha completato il ciclo è pari al 75,5%, la media in Italia è del 79%, con un tasso di copertura del 60,6%, mentre la media in Italia è del 61,5%. Lo comunica la Fondazione Gimbe. Intanto sono 27.034 i nuovi positivi, 17 le vittime. Omicron avanza, il 55% dei contagi arriva dalla nuova variante e il San Giovanni Bosco si trasforma in ospedale Covid. A Napoli intanto è arrivata una volante della polizia per bloccare il sit-in degli studenti del liceo Vico, che chiedono maggiore sicurezza per scuola e trasporti, ma anche mascherine e tamponi gratis.